Ormai però ci siamo, di pericoli non ne vedo più, li abbiamo già vissuti tutti, vedo solo la catastrofe io tra un po', che non è un evento senile, ma è la rabbia di vedere che tutte le condizioni per essere uomo sono venute meno, tutte. E resta solo il vociferare generico. In un contesto di comunicazione dove io sento quello che potrei dire a mia volta e dico quello che ho sentito dagli altri. Socrate dice che non sa niente. Io posso aggiungere che la filosofia non sa niente. Il sapere non appartiene alla filosofia, il sapere appartiene alla scienza. Prima che nascesse la scienza, il sapere apparteneva alla sapienza. Ma la filosofia non sa niente. E dopo capiamo perché vuol dire cosa vuol dire filosofia. Filos vuol dire amore. È l'amore per il sapere, ma non lo possiedi. Dopo vedremo che anche amore non possiede un bel niente. Ma capiamo bene, essere filosofi non vuol dire distribuire un sapere, vuol dire fare tutta un'altra operazione, che è importantissima nel nostro mondo e che consiste in questo. Come faceva a insegnare Socrate? Mica andava lì a dire come andavano le cose, come dovevano andare. Raccoglieva i suoi discepoli, poneva un tema, la giustizia, dimmi tu. Fedro, che cos'è la giustizia? E Fedro faceva il suo discorso. Dimmi tu, Callicle, cos'è la giustizia? E Callicle faceva il suo discorso. Dimmi tu, Platone, che è un allievo di Socrate, cos'è la giustizia? E tutti quanti dicevano. Dopodiché, Socrate non aveva niente da dire, io non so niente, io guardo quello che voi sapete e assumo come verità l'unico discorso che non comporta contraddizione. Perché un discorso che ci contraddice, dice e non dice, quindi non dice niente. E allora esaminiamoli questi discorsi. Qual è il mio compito? Dice Socrate. Il mio compito è come quello dei vasai, i quali col nocco delle dita vedono se il vaso è di vero bronzo oppure no. Io così vedo, ascoltandovi, quali sono, se i vostri discorsi stanno in piedi da soli per l'argomentazione che portate. E perché non contengono contraddizioni oppure no? Se no, uscite fuori dal discorso e si assume come verità il discorso che sta in piedi da solo. I discorsi che stanno in piedi da solo, i greci li chiamano episteme. Episteme è una parola greca che è istemi, come la colonna che sta su, epi, sta su di sé. Ma cosa vuol dire che un discorso sta su di sé? Vuol dire che sta su non perché l'ha detto il grande sacerdote, non perché l'ha detto il politico che mi piace, non perché l'ha detto l'opinione corrente, non perché l'ha detto il giudice del tribunale, ma sta sui suoi argomenti, a prescindere da chi lo dice. Episteme. Noi questa parola l'abbiamo tradotta con scienza, che non c'entra niente, e quindi abbiamo confuso tutte le carte. Allora, qual è il compito del filosofo? È mettere alla prova le opinioni correnti. È un lavoro da poco, un lavoro forte. Perché Aristotele, a differenza della tradizione giudaico-cristiana che pensa che la verità sia assestata e vada comunicata, metodo catechetico, io so e tu impari, sul metodo catechetico organizzato tutta la nostra scuola, io so e tu impari. Il metodo socratico invece, la verità è in tutti noi, ma è lì in un modo malmesso. Come Glauco, la statua di Glauco, che fondata nel mare si è riempita di licheni, di cozze, di cespugli, che quando la tiriamo fuori non sembra più Glauco. Allora il mio compito è quello di ripulirla questa statua, il mio compito è quello di ripulire i vostri discorsi per far vedere dove sbagliano, per far vedere come se sono fondati, se funzionano, se stanno in piedi da solo, da soli. Questo è il compito della filosofia, che oggi chiamiamo atteggiamento critico. Critico vuol dire giudico. Giudico se il tuo sapere è un sapere fondato, oppure ho sentito dire, oppure dipende dall'autorità di chi l'ha detto, oppure dalle persone che ammiri, oppure siccome l'ha detto la TV, diremmo noi oggi. No, questi non sono. E il diffondersi di questa mentalità è un diffondersi veramente pericoloso. Ormai però ci siamo, di pericoli non ne vedo più, li abbiamo già vissuti tutti, vedo solo la catastrofe io tra un po', che non è un evento senile, ma è la rabbia di vedere che tutte le condizioni per essere uomo sono venute meno, tutte, e resta solo il vociferare generico.
in un contesto di comunicazione dove io sento quello che potrei dire a mia volta e dico quello che ho sentito dagli altri. Niente di più, niente che ha a che fare con l'episteme. Socrate dice: io non so niente, ma di una cosa ho episteme. Allora, se hai episteme, qualcuno te le ha insegnate. Non sei stato ad ascoltare cosa pensava la gente, non hai buttato fuori quelli che si contraddicevano, non hai tenuto fermo solamente il discorso che stava in piedi da solo. Ah, dice lui, ma sì, me l'ha insegnato una donna di Mantinea. Dunque, è già stupendo che salti fuori una donna, stupendo vuol dire stupefacente, insolito. Perché? Perché nelle comunità colte dalla Grecia le donne non erano, non c'erano. Al massimo c'erano le etere, sarebbero un po' le escort di oggi, magari un po' più eleganti. Però era tutto maschile il discorso, il logos era maschile, il discorso, il dialogo era maschile, tutto maschi. Maschi anche con una buona venatura omosessuale, perché era omosessuale Socrate, era omosessuale Platone, era omosessuale Pitagora, era omosessuale Parmenide. Perché si parla coi maschi, e questa è stata un po' anche la storia della filosofia, quasi tutta maschile, no? Adesso saltano fuori un po' di donne, ma nella storia la prima donna, Ipazia, l'hanno fatta fuori, l'hanno uccisa perché pensava. Perché pensava. Bene, è una donna. E perché è una donna? Qui possiamo fare un discorso che non poteva fare Platone. Il maschio non può parlare d'amore, perché la sua testa è fondamentalmente una testa sfondo logico-matematico. E su questa qualità mentale, anzi il quoziente intelligenza si misura sulla intelligenza logico-matematica, grammatica, sintassi, aritmetica, geometria, questo si chiama logica matematica. La nostra scuola funziona solo così. Ci sono mille altre intelligenze, naturalmente. Howard Gardner ne ha indicate tantissime, c'è l'intelligenza musicale che concepisce i rapporti non con i calcoli ma con le relazioni dei suoni, c'è un'intelligenza psicologica perché io capisco cosa passa nella tua anima a prescindere da quello che mi stai dicendo, c'è un'intelligenza spaziale, un campione di calcio che fa gol ha una perfetta e immediata e irriflessa intelligenza che senza neanche fare il calcolo mette in relazione immediatamente il rapporto tra distanza e potenza, distanza dalla porta e potenza, questa è un'intelligenza spaziale, non ce l'hanno tutti, tutte queste intelligenze nella scuola non ci sono, via, non ci sono. Eppure anche per accedere all'intelligenza logico-matematica bisogna partire dalla propria inclinazione di intelligenza, perché non è che la puoi accedere se non come a una cosa estranea se non parti dalla tua. Ma questo non si fa, la scuola italiana non funziona perché al limite istruisce quando ce la fa, ma non educa.